C'è un altro concetto che voglio mostrarvi, e c'è quello del concetto tra il linguistico e il prelinguistico, della semiotica di Kristeva e del simbolico, o quello che c'è tra il biologico e il simbolico, e dell'economia libidinale di McCaffrey, qualcosa che ritorna spesso. E anche la lotta tra il semiotico e il simbolico, il desiderio all'interno del linguaggio, e anche da McCaffrey la leggibilità e l'illeggibilità, il desiderio nel linguaggio. Molti interessanti, sicuramente è stato un poeta molto interessante. E quindi pone anche una questione relativa a quello che è leggibile, alla leggibilità e l'illeggibilità. Non voglio approfondirlo troppo, ma è solo per ricordarci appunto di McCaffrey. Parla di questa idea della leggibilità e dell'illeggibilità e dell'intermezzo tra questi due concetti, e quindi di come ci si può muovere tra il leggibile e l'illeggibile. So di non avere molto tempo, e quindi il prossimo che vi mostro è un'altra rappresentazione alfabeto square book, alfabeto quadrato, potremmo dire in italiano. E,